Ciao amici, benvenuti in videoripetizioni.com. In questa videoripetizione vediamo semplicemente come installare sul proprio computer, tramite macchina virtuale VMware, il sistema operativo Linux Ubuntu 13.10, SOSI Salamander. Ed eccolo qua. Ci basiamo sulla daily build del 15 settembre 2013, che è un beta 2, quindi diciamo la versione di pre-rilascio, così possiamo vedere di cosa si tratta nel frattempo. Apriamo la nostra macchina virtuale, il nostro lettore di macchina virtuale VMware Player. Per chi non sapesse cosa sia e come funziona, è semplicissimo, vi metto il link qua in basso. Come vedete, questi sono già i sistemi operativi che abbiamo caricati. E facciamo Create a New Virtual Machine, ovvero creiamoci una nuova macchina virtuale. Andiamo ad utilizzare un'immagine ISO del sistema operativo Linux Ubuntu 13.10 SOSI Salamander appena scaricato. Quindi facciamo Browse, ovvero diamo, carichiamo l'immagine. Eccolo qua. Ubuntu 13.10 SOSI Salamander Desktop. Come vedete ce lo siamo selezionato, basta fare Next. Possiamo mettere il nome alla nostra macchina e possiamo chiamarla tranquillamente Linux Ubuntu 13.10. Scegliamo il nostro nome utente, naturalmente, quale altro nome utente se non video ripetizioni. Mettete la vostra password, metti la tua password e fai Next. Diamo un nome, oltre che al sistema operativo, quindi al computer, anche alla macchina virtuale, e possiamo sempre chiamarlo Linux Ubuntu 13.10, magari VM, Virtual Machine. Oh, cosa importante, date una location, ovvero parliamo come mangiamo, date un percorso sul vostro computer dove caricare la macchina virtuale. Quindi nel mio caso, dato che ho veramente poco spazio sul disco C, preferisco metterla all'interno del disco D. E anche voi, insomma, agite di conseguenza, sceglietevi un percorso consono. Ecco qua, ci creiamo una cartella all'interno del disco D chiamata Linux Ubuntu 13.10-VM Virtual Machine, così mi ricordo, ci ricorderemo insieme, che è una macchina virtuale. Scegliamoci lo spazio su disco massimo, consigliata, la dimensione consigliata per Ubuntu è 20 giga. Possiamo decidere se memorizzare Linux Ubuntu su un singolo file o dividere il disco in file multipli, in più parti. In questo caso, in più parti è più ottimizzato, ovvero che vuol dire appena istanziamo la nostra macchina virtuale VMware non occupa direttamente 20 giga, ma ne occupa il necessario. Ma è più lento perché? Perché la macchina virtuale, per andare a leggere il sistema operativo, si deve basare su più pezzi di disco distribuiti. Comunque facciamo così, non c'è problema, Ubuntu è molto veloce. Dopo averla creata, possiamo decidere se accenderla, questa macchina virtuale. Qui ci fa il riepilogo, VMware, il nostro virtualizzatore. Già vediamo magari un giga di memoria che non ci piace. Quindi su Customize Your Hardware, ovvero personalizza il tuo hardware, mettiamo almeno 2 giga di RAM. Eccolo qua. Possiamo mettere addirittura, ma sì, bando all'avarizia, due processori. Possiamo togliere dalle scatole il floppy. Facendo remove, come vedete, vi faccio vedere con la scusa anche un po' di opzioni della macchina virtuale e la stampante neanche ce l'abbiamo e andiamo avanti. Come vedete, la scheda audio, il display e via dicendo, quindi il monitor li autorileva in automatico. Quindi possiamo fare chiudi e finish. Siamo a tutto schermo e godiamoci l'installazione su macchina virtuale VMware di Linux Ubuntu 13.10. Bene. Non appena avete inserito il CD con la vostra chiavina USB o avete caricato il vostro file.iso, questo è quello che vedrete apparire sul vostro computer per installare Linux Ubuntu 13.10, SOSI Salamander. Vediamo l'installazione passo passo insieme, tagliando i punti morti per non farvi perdere tempo. Oh, ricordiamoci amici che questa è la versione beta 2, ovvero è la versione di pre-release, di pre-rilascio, quindi al 90%, 92%, dai, sbilanciamoci, quello che vedrete qua, oltre all'installazione che è pressoché uguale, ma nella versione definitiva di Linux Ubuntu 13.10 sarà sicuramente più veloce. Quello che vedrete qua di questo sistema operativo sarà il 90-95% la versione finale. La versione definitiva di rilascio, non la LTE Long Term Edition, ma la versione definitiva. Oh, ricordiamoci che questa versione beta 2 di pre-rilascio di Linux Ubuntu 13.10 è più grande di 700 MB, quindi per chi volesse masterizzarsela su un CD o usa un DVD,
Oppure utilizza una pendrive USB o una macchina virtuale per caricarsi l'ISO. State tranquilli perché la versione di rilascio, la versione definitiva fra qualche settimana, la 13.10 di Linux Ubuntu, sarà sicuramente più piccola di 700 MB, quindi anche masterizzabile su un CD, anche se oggigiorno nel 2013-2014 chi utilizza ancora dei CD? Boh. Ecco qua, Ubuntu 13.10 sta copiando i file e intanto ci fa vedere anche una panoramica delle varie caratteristiche. Interessantissimo. Interessante perché con Ubuntu Software Center, anche come abbiamo visto nella versione 13.04 di Linux Ubuntu, tramite Ubuntu Software Center possiamo smettere di cercare nuovo software sul web, ma direttamente da questo portale dove c'è solo software per Linux. Software e giochi, naturalmente. Rhythmbox Music Player, già l'abbiamo visto, chi di voi non ha già visto Rhythmbox Music Player? Possiamo sentire i nostri MP3, i nostri CD, ma chi più ha i CD, comunque le nostre musiche preferite tramite questo spettacolare software. Shotwell è un photo manager, ovvero un software per gestire le nostre fotografie, interessante, come vedete è anche modificabile, è anche interfacciabile con GIMP, o GIMP, secondo il punto di vista e la pronuncia, ovvero l'editor open source e gratuito di Ubuntu, e PTV Video Editor, che non ho mai provato in realtà, e quindi me lo segno perché lo voglio provare. Ubuntu One, chi di voi non ha sentito parlare Ubuntu One? Per tutti gli amici di video ripetizioni, che è la prima volta che vedono Linux e Ubuntu di per sé, non abbiate paura perché non è più il classico software a riga di comando con lo schermo nero, ormai è tutto, diciamo, tramite finestre, quindi è al 99% è tutto gestibile, le stesse cose che fate da linea di comando è gestibile tranquillamente tramite finestre, tramite mouse. E Ubuntu One in realtà è un account che potete creare in Ubuntu che dà sicuramente 5 giga di spazio libero nel cloud, quindi analogo a Dropbox o Google Drive, ma criptate, quindi molto sicure. Potete fare il backup del vostro sistema operativo, della vostra musica, dei vostri file, fotografie, MP3 e anche delle vostre applicazioni. È potentissimo. Oh, naturalmente c'è Firefox come browser, la versione open source del più famoso browser nel mondo, oltre a Chrome. Poi vedremo pure come installarci Chrome, che in Ubuntu, in Linux è chiamato Chromium, ma è molto semplice. Ed è supportato Flash e Chromium, come vedete qua in basso. Ecco, questo Chromium ce lo andremo ad installare, la versione per Linux del famoso browser Google Chrome. La cosa carina è che Facebook, Gmail e YouTube possono essere non solo messe tra i segnalibili del vostro browser Firefox, ma possono anche essere messe come scorciatoie sul vostro desktop. Analogo, diciamo, a delle applicazioni. Poi c'è la suite gratuita LibreOffice, che è simile a OpenOffice, diciamo, ma è la versione open source e gratuita, mentre OpenOffice girava la voce che sarebbe diventato a pagamento. Bene, con LibreOffice è la stessa identica cosa, se non meglio, con molte funzionalità, dove c'è il writer, ovvero analogo di Word, per capirci, calc, quindi i fogli Excel, i fogli di lavoro, e Impress, che dovrebbe essere per le presentazioni, proprio quello che vediamo qua. Quindi, per capirci, per parlare in informatichese, è l'analogo del PowerPoint che conoscete tutti. Oh, vedete, quello che vi ribadivo prima, quello che vi dicevo prima, ce lo ribadisce anche Linux Ubuntu e dice: guarda, al cuore della filosofia di Ubuntu c'è il credo che il computer è per tutti. Quindi ci stanno molte opzioni e strumenti di accessibilità per cambiare linguaggio, lo schermo del colore, le appearance, quindi l'aspetto, non l'apparenza, attenzione, e vedete, tramite varie opzioni, ce lo andremo a vedere, quindi iscrivetevi al nostro canale YouTube Video Ripetizioni o date un'occhiata al nostro portale web videoripetizioni.com, su Facebook, Twitter ci trovate dappertutto, sempre come Video Ripetizioni, perché secondo me è molto interessante andare a vedere partendo da zero Linux Ubuntu, in questo caso il 13.10, ma statene certi che dalla versione ad esempio 12.4 le funzionalità principali, non le novità, ma le funzionalità principali sono al 90% sempre le stesse. Quindi penso proprio di fare un corso che lo spieghi a tutti voi partendo da zero. Male che vada, c'è pure il forum, come vedete, askubuntu.com, per risposte su tutte le vostre domande, dubbi su Ubuntu, dove siamo anche iscritti. Oh, come vedete sta copiando i file, quindi non è che sia impallato o incantato, quindi abbiate pazienza. Naturalmente, a secondo il processore e la memoria RAM che avete sulla vostra macchina, sul vostro computer, portatile o fisso che sia,
L'installazione di Linux Ubuntu, in questo caso 13.10, SOSI Salamander, sarà più veloce o più lenta. Qui quello che passa alla casa è questo, quindi abbiate pazienza perché sta copiando i file dal punto ISO del sistema operativo all'interno dell'hard disk del nostro computer. Ok, appena finito di copiare i file 1.13.10, come vedete adesso, in base a questo punto alla velocità della vostra rete, ci sta scaricando vari pacchetti. Ora, per primo, sta scaricando il Language Packs, ovvero i pacchetti delle lingue. Perché? Perché come prima cosa vi farò vedere, quindi iscrivetevi a video ripetizioni gratuitamente, prima che diventi a pagamento, iscrivetevi perché vi farò vedere subito come metterlo in lingua italiana, dall'iniziale lingua inglese. Abbiamo quasi finito, 10 secondi, 13, 12. Ok, naturalmente scaricati i language pack, ora se li sta preparando ed installando. Guardate, sta preparando, possiamo vedere qua nella barra di scorrimento LibreOffice, Impress, Draw, proprio quelli che dicevamo pochi secondi fa. Se li sta preparando ed installando. Oh, la cosa buffa delle barre di scorrimento e di installazione è che sono molto ottimiste. Ovvero quando mancano 2 secondi, in realtà mancano 2 secondi per mezz'ora, però ecco, abbiate pazienza perché il portatile sul quale sto installando Ubuntu è quello che è, regge l'anima con i denti, quindi si difende, ecco, diciamo. Questo è il portatile dei test. Benissimo, finito di installare i vari software, ora sta procedendo con l'installazione. Come vedete, dalle varie scritte, diciamo dai vari log, possiamo vedere che adesso ha iniziato a montare il file system di rete ed ha appena finito di montare il file system di rete e quindi sta caricando. Bene, questo per chi, a chi interessa, altrimenti abbiate pazienza. Considerate che ho messo in pausa per non farvi perdere troppo tempo e sono passati circa 14 minuti. Dopo 2 minuti, quindi vi faccio la telecronaca così vi regolate anche il tempo che ci vuole, il tempo necessario, con un computer medio quad core 4 GB di RAM i5, dopo altri 2 minuti ecco la scritta Ubuntu che ci conforta, perché sembrava che si era bloccato, invece in realtà l'installazione stava andando avanti e sta caricando, ma già è qualcosa di più confortante. Quindi vediamo sempre l'installazione passo passo, quale sarà il prossimo passo, non ho visto neanche io in Ubuntu 13.10. Cosa ci dice? Host SMS Bus Controller, benissimo. Sta riprovando a montare la scheda di rete. Attenzione, vediamo la punta del mouse. Vi faccio la telecronaca. Oh, non abbiate. Benissimo, eccolo qua. Ubuntu 13.10, il nome della nostra macchina. Ci chiede la password che mettiamo. Rullo di tamburi. Non abbiate paura perché lo schermo piccolo vi faccio subito vedere nella prossima video ripetizione, quindi iscrivetevi come impostare le dimensioni, l'aspetto del vostro schermo, attivare ottimale per il vostro monitor e la vostra scheda grafica e soprattutto se vedete qua in alto a destra N English lo metteremo in italiano subito. Quindi mettete la vostra password, metti la tua password e clicca avanti. Ed ecco a voi Linux Ubuntu 13.10 beta 2, quindi versione di pre-release, scusate, mi sono intricato con la lingua. Abbiate fiducia, lo schermo nero è perché sta caricando, metto in pausa e vi dico quanti minuti sono passati. Eccolo qua, è passato neanche 1 minuto e 30 secondi. Ecco a voi Ubuntu 13.10. Bene amici, ce lo siamo installato passo passo. Quindi, nella prossima video ripetizione vediamo subito i primi passi da fare con Ubuntu 13.10. Vedete, il problema di prima è già stato spedito come bug report in automatico agli sviluppatori, che ringraziamo, e possiamo chiudere, così magari, dato che lo rilasciano anche apposta in versione beta 2, proprio per farlo testare dagli utenti tester, dagli utenti curiosi, smanettoni. Ah, ed eccolo qua, come vedete, ci dice che, come vedete, l'errore che ci ha dato prima è già duplicato, ovvero è già segnato come bug numero, ed ecco il numero seriale, quindi possiamo tranquillamente chiudercelo. Come vedete è molto ottimizzato. Bene, amici miei, vi consiglio di iscrivervi al nostro canale Video Ripetizioni perché vedremo subito come impostare la dimensione dello schermo a dimensioni reali e come impostarci la lingua italiana dall'attuale, come potete vedere, lingua inglese. E poi vedremo tutte le caratteristiche nuove, le differenze rispetto alla versione prima Ubuntu 13.04 di SOSI Salamander, ovvero Ubuntu Linux Ubuntu 13.10. Amici, vi ringrazio, vi auguro un'ottima giornata, vi invito a iscrivervi al nostro sito internet, al nostro canale YouTube, visitare la nostra pagina Facebook, Twitter, fate tutto, ci trovate sempre come video ripetizioni. Un abbraccio, ciao amici, ciao YouTube.